La Sagra della Patata è un evento che si svolge a fine settembre, da giovedì a domenica. È una manifestazione che richiama migliaia di persone che si ritrovano di sera sotto la tensostruttura allestita in piazza Giovanni XXIII di 1000 metri quadri. Parallelamente ci sono anche i mercatini Sapori d'autunno. Si possono trovare degli stand dove ci sono degli hobbisti che vendono le loro creazioni, oppure ci sono degli stand che propongono i prodotti del nostro territorio in particolare. I piatti sono naturalmente tutti a base di questo prodotto, quindi la patata, ci sono primi, secondi, tutti naturalmente cucinati con la massima cura, sono delle ricette tradizionali. Ogni sera dopo cena sotto la tensostruttura è programmato uno spettacolo musicale organizzato dall'associazione Borgo in Festa, che collabora appunto con il comune per la realizzazione di questi spettacoli. La scelta degli spettacoli appunto è rivolta a qualsiasi tipo di età, quindi abbiamo degli spettacoli, dei concerti rivolti ai giovani, qualche volta anche per quelli non proprio giovanissimi, insomma. Perché l'abbinamento lazzate-patata? Perché la storia racconta che Alessandro Volta ha portato proprio qui a Lazzate il tubero della patata, che ha iniziato a coltivare nel suo giardino. Questa coltivazione che poi è stata estesa su tutto il territorio. La Sagra della Patata vuol dire anche cultura, non solo appunto fatto culinario, eccetera. Cultura che si esprime per esempio nelle mostre, oppure nei spettacoli per i bambini, per esempio di Burattini quest'anno. E quest'anno per esempio abbiamo fatto una bellissima mostra in Casa Volta intitolata La Sperada, la colonna delle nostre nonne. Lazzate è molto orgogliosa di questa manifestazione e quindi invita tutti a visitare questa nostra sagra, a partecipare. Vi accoglieremo tutti con grande simpatia, quindi vi aspettiamo tutti alla prossima Sagra della Patata.